Un Avellino mai in partita esce malamente sconfitto dallo stadio Rino Mercante del Bassano della Grappa. I Veneti vincono 2-0 meritatamente grazie ad un gol nella ripresa. Lupi davvero mai in partita. Il Bassano passa in vantaggio al 21esimo minuto del primo tempo grazie a un gol di Maestrello, viziato però da un netto fallo ai danni di Gigi Frattali. Un Frattali protagonista praticamente per l'intero match, in positivo e anche in negativo al nono minuto della ripresa, quando Rantier batte a sorpresa un calcio d'angolo. Frattali lascia la porta praticamente sguarnita e Rantier, l'attaccante del Bassano, firma il definitivo 2-0. Arrabbiatissimo Toscano, arrabbiatissimi soprattutto gli oltre 100 tifosi giunti qui a Bassano del Grappa, che a fine gara chiedono un colloquio e lo ottengono con Capitan D'Angelo, Castaldo e Frattali. Ben ritrovati dallo stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa per l'esordio ufficiale dell'Avellino nella stagione 2016-2017, la prima assoluta nel secondo turno della Coppa Italia. Bassano Avellino si sfidano per la qualificazione al turno successivo. Chi vincerà affronterà la Sampdoria a Genova nel giorno di Ferragosto. Tutto pronto qui dallo stadio Rino Mercante, il signor Riccardo Rosso di Pordenone dà il via alle ostilità. Quarto minuto di gioco, passano subito in avanti, attenzione, cross di Crealese, Cavagna di testa costringe subito Frattali alla prima parata, Bassano subito pericoloso. Settimo minuto di gioco, ancora Bassano in avanti, attenzione a Formiconi che lancia Rantier in porta, Rantier supera Gonzales da solo davanti alla porta, spara fortunatamente su Gigi Frattali, protagonista immediatamente in queste prime battute del match. Ancora Bassano, sempre in avanti, questa volta è Minesso che crossa al centro per l'ex di turno, Falzerano che in aria, attenzione, impegna ancora una volta Frattali, poi c'è fuori gioco fortunatamente di Minesso, ancora una volta retroguardia dell'Avellino in difficoltà, ancora una volta bravo Pierluigi Frattali. 18esimo minuto di gioco, corner a favore del Bassano dalla bandierina, attenzione a Minesso, tiro insidioso, molto velenoso, Frattali fortunatamente si rifugia ancora una volta in calcio d'angolo. Bassano sempre in avanti, attenzione a questo cross, Maestrello prolunga per Minesso che calcia in porta, Frattali respinge, attenzione la palla ancora in aria, incredibile, incredibile gol da parte di Maestrello che di testa ha ribadito in rete la respinta, la prima respinta da parte di Pierluigi Frattali, ma qui dalla tribuna è apparso netto il fallo ai danni del portiere biancoverde, non ravvisato in maniera clamorosa dal signor Riccardo Rosso di Pordenone. Fatto sta che purtroppo il gol viene assegnato, Bassano quindi in vantaggio, direi a questo punto anche meritatamente dopo le tante occasioni. Purtroppo Avellino davvero colpito in maniera incredibile su questa ribattuta iniziale da parte di Frattali, poi Maestrello di testa in evidente posizione irregolare per il fallo commesso proprio ai danni di Frattali, ribadisce in rete, Bassano 1 Avellino 0. 29esimo minuto di gioco, attenzione Verde, Verde cerca di mettersi in proprio col destro, manda di poco alto sopra la traversa, Avellino pericoloso solo al 29esimo con questo tiro di Verde. Siamo ormai alla mezz'ora di gioco, c'è però già il primo cambio ad opera dell'Avellino, Mimmo Toscano richiama D'Attilio in panchina, al suo posto subentra Moculo, a questo punto potrebbe esserci un offensivo, un inedito 4-2-4 per l'Avellino. 35esimo minuto di gioco, attenzione all'Avellino, cross di Omenga, Castaldo a volo in area di poco al lato, la palla si è persa davvero di pochissimo al lato della porta, difesa dall'estremo difensore del Bassano Bastianoni, questo è il primo
pericolo il primo tiro insidioso da parte dell'Avellino. Arriva il fischio di chiusura del primo tempo del signor Ross di Pordenone, Bassano 1, Avellino 0, Bassano meritatamente in vantaggio dopo le tante occasioni create in questi primi 45 minuti di gioco. Inizia quindi il secondo tempo, un secondo tempo in cui l'Avellino sarà costretto ovviamente a recuperare il match, a recuperare il gol di svantaggio. Secondo minuto di gioco, ancora Bassano in avanti, attenzione a Crealese che lancia Rantier da solo davanti alla porta, spara fortunatamente su Gigi Frattali, l'Avellino si salva ancora una volta grazie alla parata dell'estremo difensore bianco-verde, ma soprattutto all'errore da parte dell'attaccante francese del Bassano. Avellino in avanti con Moculo, attenzione, serve Castaldo di testa, colpisce la traversa, poi Piraschi in acrobazia, miracolo di Bastianoni incredibile che respinge distinto il tiro in acrobazia, la semi rovesciata di Piraschi, davvero sfortunato l'Avellino in questa circostanza, prima con la traversa colpita da Gigi Castaldo con un colpo di testa e poi questo tiro straordinario di Biraschi respinto davvero in maniera incredibile, distinto con fortuna a questo punto da parte di Bastianoni. Calcio d'angolo a favore del Bassano, siamo al nono minuto di gioco, attenzione. Rantier batte il calcio d'angolo, la palla entra in rete, qui esultano praticamente tutti e c'è il gol assolutamente, viene convalidato il gol da parte di Rantier, non ci credo davvero, siamo esterefatti qui in tribuna, viene assegnato il gol a questo punto. Facciamo fatica anche noi a commentare, sembra di assistere ad oggi le comiche qui a Bassano del Grappa, eppure viene convalidato giustamente il gol di Rantier. Frattali discute con la retroguardia, con la sua difesa, lascia praticamente sguarnita la porta e Rantier direttamente dalla bandierina di sinistro, un sinistro comunque preciso, riesce ad insaccare il gol del 2-0. Davvero non abbiamo parole, siamo increduli, in tanti anni non abbiamo mai assistito ad un gol del genere, davvero una beffa per l'Avellino, gara pregiudicata per gli uomini di Mimmo Toscano. Bassano 2 Avellino 0, incredibile frittata di Frattali del reparto difensivo dell'Avellino. Cerca di correre subito ai ripari l'Avellino con l'inserimento di Sbaffo al posto di Bidawi. 14esimo minuto di gioco, nuova sostituzione, questa volta entra Capitan D'Angelo al posto di Tassi per cercare di rafforzare il centrocampo. Avellino in avanti, c'è un calcio d'angolo dalla bandierina, attenzione verde, testa di D'Angelo, traversa, poi ancora D'Angelo, il capitano Bastianoni blocca la sfera ancora una volta, la sfortuna questa volta si accanisce contro i colori bianco-verdi, dopo la traversa di Castaldo arriva anche quella di Capitan D'Angelo, davvero un peccato perché l'Avellino poteva riaprire il giochi al 20esimo minuto della ripresa, invece il punteggio dice ancora Bassano 2 Avellino 0. 22esimo minuto di gioco, ancora Avellino in avanti dalle retrovie, avanza Biraschi cross al centro, sponda di Castaldo per Moculu che di testa incredibile si divora anche lui il gol del possibile 2-1, non riesce davvero l'Avellino a trovare la via del gol, stavolta l'errore da parte di Moculu.
Siamo ormai alle battute finali, manca davvero poco al triplice fischio di questa partita, 44esimo minuto di gioco, però attenzione ancora Bassano in avanti, dribbling di Falzerano, assist per Maestrello che fallisce fortunatamente il gol del possibile 3-0. Ed ecco qui arriva il triplice fischio dopo 5 minuti di recupero. Il signor Ross decide fortunatamente che i giochi sono conclusi e l'Avellino esce incredibilmente sconfitto e anche giustamente sconfitto qui dal Rino Mercante di Bassano del Grappa, un Avellino davvero irriconoscibile sin dai primi minuti di gioco, non si è mai resa pericolosa, soprattutto ha ceduto il passo ad un Bassano apparso nettamente superiore soprattutto dal punto di vista atletico nonostante il gap tecnico di una categoria. Partono anche dei fischi dal settore occupato dalla tifoseria bianco-verde, vediamo anche che la squadra appunto si dirige verso il settore dove sono presenti oltre 150 supporters bianco-verdi, c'è anche questo dialogo tra la squadra, soprattutto vediamolo in lontananza, i giocatori più rappresentativi, se non andiamo errati sì, sono proprio loro, D'Angelo, Castaldo e Frattali, che colloquiano con i tifosi biancoverdi. Con questa scena davvero tutto qui dal Rino Mercante, ricordiamo e ribadiamo purtroppo il risultato: l'Avellino viene eliminato subito dalla Coppa Italia al secondo turno, il Bassano si aggiudica il match per 2-0 al 21esimo minuto del primo tempo, Maestrello al nono della ripresa, Rantier. Alla luce di quanto visto non posso che essere non soddisfatto, ma assolutamente non siamo entrati mai in partita tranne all'inizio del secondo tempo, che abbiamo creato i presupposti per pareggiare, ma poi ci siamo allungati di nuovo e arrivavamo sempre in ritardo di testa, non concentrati, la prestazione proprio al di sotto della sufficienza per quello che dovevamo fare. Sapevamo che avevamo delle difficoltà, però così una prestazione non me l'aspettavo. Ci deve far riflettere tantissimo, perché fare le giuste valutazioni con serenità e con tranquillità, perché quello che ci aspetta è qualcosa di molto difficile, molto faticoso, e quindi non voglio preoccuparmi più di tanto, però mi aspettavo molto di più dai ragazzi dopo il lavoro che avevano fatto in questo inizio campionato. Ecco, un messaggio alla società questo? No, il messaggio anche ai ragazzi, non alla società. Questa partita è lo specchio di quello che siamo in questo momento. Ripeto, non mi aspettavo una prestazione del genere, ma soprattutto di testa, nell'atteggiamento, alla prima difficoltà ci siamo allungati, ci siamo sciolti, arrivavamo, ripeto, in ritardo su ogni situazione, anche se dopo ci hanno messo un po' di voglia, di volontà per ribaltare il risultato, però siamo entrati pochi in partita. Ecco mister, solitamente si dice che il calcio d'agosto non è attendibile, questo però forse è un campanello d'allarme in vista del campionato. Non è attendibile, però devi fare le giuste valutazioni, perché devi prendere atto che abbiamo fatto secondo me una pessima partita dal punto di vista dell'atteggiamento, della predisposizione alla partita. Loro erano più reattivi, volevano di più la vittoria, è questo che non mi è piaciuto. Poi si può sbagliare il gol, il passaggio, ma l'atteggiamento non si deve sbagliare. Visto le gambe non sono al top, nemmeno la mente è stata lucida in occasione del secondo gol. È lo specchio della partita del secondo gol, dove la testa non c'era. Non puoi prendere un gol del genere in una situazione del genere. Però ripeto, è il momento di riflettere con serenità e tranquillità e fare le giuste valutazioni.
grande delusione, mister, soprattutto da parte dei tifosi. Assolutamente sì, per quello che mi dispiace di più. La gente che ha seguito, che siano 10, che siano 100, che siano 1000, la gente che viene a seguire l'Avellino deve vedere la propria squadra in campo, combattere, determinata. Questo non è successo e questo mi dispiace tantissimo. C'è stato subito questo dialogo a fine gara tra i giocatori più rappresentativi, ovvero Castaldo, D'Angelo e Frattale con la tifoseria bianco-verde. Le hanno detto qualcosa negli spogliatoi? No, non mi hanno detto niente. Il cambio di modulo non andava, quel 3-4-3 contro indiavolati questi avversari? No, arrivavamo in ritardo, ho cercato di dare più peso davanti con Benjamin, anche se ha dato peso in avanti, però in modo non logico, molto di volontà. Ripeto, siamo partiti discretamente i primi 10 minuti del secondo tempo. Poi di nuovo alla prima occasione che hanno creato ci siamo allungati, perso certezze e arriviamo di nuovo in ritardo. Ripeto, è un test che ci deve far riflettere. Questa era la scelta di D'Attilio dal primo minuto per poi sostituirlo praticamente dopo mezz'ora, dopo il gol dell'1-0. Ma perché Don Cor non era disponibile come Belloni, che ho cercato di non rischiarli, erano al limite della disponibilità e quindi non ho voluto rischiarli. L'unico che mi aveva dato dei segnali positivi in quel ruolo era D'Attilio e l'ho schierato in quel ruolo. I tempi di recupero per Gavazzi, Paghera, Gidai? Gidai penso che ne avrà per altri 10 giorni, 15 giorni. Gavazzi e Paghera si sottoporranno a ulteriore controllo martedì o mercoledì e sapremo di più. Solo una questione atletica, è una questione anche mentale, lo ha detto anche mister Toscano, non gli è piaciuto l'atteggiamento mentale, non è piaciuto soprattutto alla tifoseria biancoverde. Si può anche perdere, però non in questo modo, un Avellino troppo remissivo quest'oggi. Sicuramente ci sono stati nei gol anche un paio di errori così di distrazione che non ci possiamo permettere, non possiamo concedere. Però io comunque vengo qua anche per tutta la squadra e vengo a dire che sicuramente l'impegno c'è stato e ci sarà sempre. Anche ci dispiace per i tifosi che sono di qua numerosi, che ci stanno sempre vicini. E io voglio dire anche da parte di tutta la squadra appunto che ci abbiamo messa tutta e ce la metteremo sempre tutta. Poi sono stati errori che sono stati distrazione che non ci possiamo permettere di fare. Però meno male che abbiamo fatti adesso e così ci siamo, saremo pronti per l'inizio del campionato. Senti, abbiamo avuto diverse versioni sul secondo gol, cosa è successo in particolare? Siamo stati tutti un po' sorpresi, non c'era nessuno in aria e quindi aspettavamo che gli uomini venissero in aria. Poi non so, non ho capito bene perché ero dall'altra parte del campo, comunque come ho capito anche l'arbitro aveva detto cambio, non cambio, comunque non è questo comunque, sono errori di concentrazione perché anche lì dovevamo essere più attenti. Davide, hai detto di parlare anche a nome della squadra, a questo punto se ci puoi riferire cosa vi hanno detto i tifosi a fine partita magari? Guarda, io personalmente non sono andato proprio sotto, è andato il capitano e il vice capitano, sono andato a parlare. Questo non lo so, però sicuramente hanno detto che dobbiamo sempre lottare per la maglia, è quello però che facciamo noi. Poi ci stanno vari elementi che alcune volte condizionano la partita, però quello che voglio dire è che noi ci mettiamo sempre il cuore e il massimo impegno, questo lo posso dire. Davide, il campanello d'allarme è soprattutto il fatto che abbiamo imbarcato acqua in ogni zona del campo. Sai bene che tu, visto che c'eri anche l'anno scorso, che è proprio il reparto difensivo, la fase difensiva più che il reparto, è stato un po' il tallone d'Achille della passata stagione. Secondo te in questo momento c'è un po' di preoccupazione da un punto di vista tattico oppure questi errori sono dovuti solo ad una fase iniziale legata soprattutto alla preparazione? Sì, oltre che ho detto come appunto prima ho detto della condizione fisica, comunque siamo una difesa tutta nuova, e con un mister nuovo, siamo tutti nel primo anno che stiamo insieme, quindi i meccanismi si devono ancora oleare per bene. E io sono sicuro del lavoro del mister, siamo tutti molto fiduciosi del lavoro del mister e sicuramente quest'anno faremo bene. Senti, sei molto amareggiato e si vede, ora recuperi forse un po' il sorriso in nazionale. Sì, domani per fortuna ho avuto questa convocazione. In nazionale speriamo di fare bene, abbiamo un'amichevole con l'Albania e poi successivamente le qualificazioni dell'Europeo il 2 e il 6.
una piccola soddisfazione che mi levo, devo anche molto alla squadra, all'Avellino e alla società. Comunque se vado là anche grazie alla squadra, che non è che ho fatto tutto da solo, e anche grazie a loro sono andato là. Davide, l'ultimissima, che cosa c'è da salvare soprattutto in vista dell'inizio del campionato, di questa prestazione, di questa partita di oggi? C'è da salvare, io ho detto, l'impegno. Comunque c'è stata la voglia, poi può essere che non si è vista, non è che non si è vista, però ho detto, perché questi errori poi alla fine siamo andati, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, però con tanti problemini da rivedere, però diciamo, la metteremo tutta, saremo pronti per questo inizio del campionato e ci daremo grandi soddisfazioni, sono sicuro. Mister, un Bassano che ha dominato in lungo e largo, sinceramente si aspettava un Avellino così spinto? No, era fatica per me decidere, o meglio, sapere qual era la condizione dell'Avellino, perché a parte la partita con la Casertana non li avevo potuti vedere, ovviamente, perché non avevano giocato altri amichevoli di livello. Sapevo che noi eravamo in una buona condizione e che avremmo potuto metterli in difficoltà. La domanda che si fa in questi casi è: troppo Bassano, troppo poco Avellino? No, noi abbiamo fatto molto bene, l'Avellino probabilmente è stato così colpito dalla nostra veemente partenza, e dopo, soprattutto ad agosto, si fa più fatica quando si va sotto contro una squadra come la nostra, che poi ha giocatori in ripartenza temibilissimi, e perciò io credo che ci sia tanto da fare per noi, ma l'Avellino alla fine farà un buon campionato, ne sono certo. Mister, all'inizio lei immagino aveva preparato la partita per affrontare un 3-4-3, poi ha costretto l'avversario a ridisegnare la squadra, però non è cambiato granché. A prescindere da questo, l'Avellino come l'ha visto? Cioè, è una squadra che ha i numeri per poter riprendersi, per poter dire la sua? Perché quello che ha visto stasera, no. Credo che bisogna partire anche dal presupposto che all'Avellino mancava un giocatore importante, e che il calcio di oggi è molto livellato, soprattutto ad agosto, perciò uno può pensare che una squadra di Serie B abbia facile gioco di una di Lega Pro, alla lunga sicuramente, però soprattutto ad agosto il calcio, ripeto, è estremamente livellato, però ha giocatori di grande qualità e ha un grande allenatore in panchina, grande tifoseria, perciò alla fine, ripeto, sono convinto che l'Avellino farà un buon campionato. Mister, il calcio d'agosto anche per quanto riguarda il secondo gol del Bassano sembrava di assistere quasi oggi la comica, no? No, lì secondo me i giocatori dell'Avellino si sono distratti pensando che ci fosse il cambio, invece la stessa panchina dell'Avellino aveva chiesto di non cambiare, e Rantier è stato più sveglio e ha fatto gol, diciamo che è stato molto bravo il nostro giocatore. Rantier, innanzitutto partiamo dal gol. Noi col tuo mister abbiamo definito un po' oggi le comiche, il calcio d'agosto, però sei stato davvero molto bravo. Ascoltavamo anche con i colleghi di Bassano, ha avuto addirittura il tempo di dialogare con l'arbitro. Sì, beh, ho visto il portiere che stava discutendo con i suoi giocatori, ho chiesto all'arbitro se potevo battere il calcio d'angolo e ho battuto subito, è andata bene. Ha avuto pane per i due denti, una difesa un po' lenta da parte dell'Avellino. Sì, diciamo che noi abbiamo lavorato molto in settimana su questo punto, e siamo stati molto bravi a giocare anche di prima, abbiamo trovato la profondità e penso che li abbiamo messi in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Un Bassano che correva a 1000 all'ora rispetto ad un Avellino invece apparso decisamente più appesantito, solo una questione di preparazione atletica oppure no? Ma penso di sì, ancora è presto per definire i livelli. Penso che l'Avellino ha giocatori importanti che sicuramente farà un campionato importante. Siamo all'inizio, quindi bisogna stare calmi, sereni. Anche noi abbiamo fatto una bella partita, bisogna continuare a lavorare però, perché non ci possiamo addormentare sulle cose belle che abbiamo fatto.